Voglio fare un video Priscilla del canale Relax Yourself ASMR, di cui mi mettono il link qui sotto. Chi ha creato il tag mi ha taggata, quindi ti mando un bacio e mi dispiace di avermi messo così tanto, di averci messo così tanto tempo a fare il video, ma sono fatta così. Mi sono arrivate proprio oggi da un sito che vi ho già fatto vedere, che si chiama Happiness Boutique. Un sito di, insomma, che ha sede a Berlino e che quindi non sono cose cinesi, ci mettono anche poco ad arrivare, proprio è molto buono. Allora, insieme al pacco mi è arrivato questo tipo segnalibri con scritto "Day without a lover is a day wasted", un giorno senza una risata, un giorno sprecato. E poi appena lo aprite vi trovate questi due sempre questa immaginina e vabbè, dei consigli su come mantenere i prodotti. Poi vi arriva così e questa cara che fa un sacco rumore con il loro logo, insomma. E qui e poi la prima collanina che ho preso è questa qui. La faccio vedere da qui così la vedete meglio. Questi sono i ciami pendenti in oro rosa, color oro rosa. Non credo sia oro rosa, anche perché i prezzi sono buoni, molto contenuti e la qualità comunque è molto alta. Arriva circa fin qui, tipo esterno, al massimo, su di me. Comunque vi metterò le foto su Instagram. A proposito, e vi ricordo che ho un account Instagram chiamato chiara.smr e una pagina Facebook chiamata chiara.smr pagina. Non uso più il gruppo, perché è più comoda la pagina e ho creato il gruppo, ammetto, solo perché avevo paura di essere scoperta dalla gente che conoscevo, però tanto ormai è di dominio pubblico, quindi e va bene così, non è assolutamente un problema. E appunto questo arrivava con
insieme alla plastichina e anche la seconda collana. Vi faccio vedere. Di questo ero veramente curiosa perché non ero convinta mi piacesse, o mi sarebbe piaciuta tanto o l'avrei odiata. Microfono davanti. Comunque è fatta così e il nostro sta così, vedete, molto molto bella. Comunque bene le foto su Instagram, anche un bel suono. Mi piace tantissimo e devo ammettere che è molto impegnativa come collana, nel senso è abbastanza appariscente. A me piacciono tanto queste piccoline perché a me piace vestirmi semplice, molto semplice. Infatti quello che indosso adesso ad esempio è una cosa che ho preso da H&M ed è una maglietta che arriva tipo fino alle ginocchia, tutta così. E mi sono trovata davvero bene con questa collana. Indosserò perché fa un bel rumore, la voglio usare nel video e perché secondo me sta molto bene col vestito ed ha anche un particolare che sta molto bene perché appunto questo vestito è molto semplice e gli serve un qualcosa che gli dia un po' più di vita, quindi. E l'ho indossata molto anche con l'altra collana che mi era arrivata, quella con tipo denari intorno, vedete? Ve la ricordate questa cosa? Ma sono stupendo. E la sto indossando molto, mi sto trovando molto bene con le cose che sto comprando ultimamente. Ok, questo a parte, volevo farvi vedere l'ultima cosa. Squishy che ho comprato dai cinesi, ovviamente, stamattina. Sa di biscotto, è una cosa assurda. E lo uso come portachiavi, perché come portachiavi della macchina, perché sennò perdo sempre le chiavi, prendo sempre quelle di mio padre e mi odio. Posso iniziare a fare il video tag e qui con me ho tantissime cose, più di quanto vi immaginate, perché voglio, insieme alle domande, voglio anche fare dei suoni, quindi per ogni domanda c'è un suono. Ah, ultima cosa prima di cominciare, vi lascio il link del sito delle collane qui sotto. E poi volevo anche dire che ho questo aspetto trasandatissimo, mi dispiace, perché dopo questo video farò attività fisica e sto seguendo, diciamo, un percorso che mi sta facendo una personal trainer online e
lei si chiama Giulia Spano e non vi metterò il link qui sotto, cioè sia Facebook che Instagram, perché lo voglio mettere in un video in cui metto solo il suo link per non far troppa confusione, però se mi seguite su Instagram tutte le storie che metto in cui sono tutta tipo distrutta così dopo aver fatto workout e taggo una persona, quella è la mia personal trainer, quindi se volete dare un'occhiata, comunque ne parlerò bene in un video, ecco, volevo solo brevemente adesso. Il primo suono sarà appunto quello di questa collana. In molti mi hanno chiesto anche su direct su Instagram. Di un SMR reale. No. Difficilmente mi riesce a prendere una persona che non veda appunto di persona. A parte tutto, sono innamorata del mio ragazzo. C'è da scontato. E poi seguo 99% donne, perché mi piace molto di più la voce femminile, soprattutto seguo assiduamente, quindi magari sento quasi un rapporto di feeling, di amicizia, e con le ragazze. I ragazzi, se seguo uno o due video casualmente, ma ragazze, e appunto per i video. Che fanno SMR. Trigger che ami e trigger che non sopporti. Trigger che amo. Il mio trigger preferito in assoluto è il tone clicking. Suono che mi piace da matti, vabbè, il tapping, e un altro suono che non riesco a trovare se non nei roleplay, però mi fa impazzire, non so perché, è il suono del metro. L'ho scoperto in un video di Carlotta, quello del roleplay di scarpe, e questo suono. Ok, trigger che non sopporti. Si toccano troppo le orecchie, cioè in continuazione si fa così su video che non c'entrano nulla. E l'ear cupping io non lo reggo. E i bleeding sounds che odio anche i miei, non sopporto neanche montarli, però li faccio perché me li richiedete tantissimo, però io di per me
5 parole positive che ti vengono in mente. Soddisfazione. Amore. Fiducia. Cane. Cosa ne pensi di non mi piace? Non penso nulla in particolare, nel senso che per me sono abbastanza inutili e non credo di averlo mai messo, ma devo ammettere che non metto neanche molti mi piace. Ultimamente li sto mettendo un po' di più, perché comunque, come io vi chiedo di mettere mi piace al video e anche per aiutarmi insomma col video, per farmi capire così, mi accorgo che anche se un video mi piace tanto non lo metto, quindi mi sto abituando a metterlo. Però sì, di solito non lo metto e men che meno non mi piace. Trovo che dia forse un po' il permesso alle persone che non ti sopportano di nascondersi e dire non mi piace solo perché sei te. Perché sono sicura ci sia qualcuno così. Anche se alcuni commentano anche, quindi per l'amor del cielo. Però sì, non, di numero non mi fa né calco né caldo né freddo. E sicuramente accompagnati da un commento costruttivo li accetto volentieri. E ritieni che avere un microfono sia fondamentale? No. Un microfono, un qualcosa per l'audio sì, però un microfono tipo lo Zoom così sempre ben accetto, anzi non sempre ben accetto, perché a me piace tantissimissimissimissimo il rumore della videocamera. L'ho detto a Marika Florence SMR, vi mando un bacio, e che a me piace molto di più il suono della videocamera, ma anche insomma l'audio delle cuffiette. Però anche quando White Chocolate faceva i video con la videocamera mi piaceva molto l'audio, ma anche adesso con lo Zoom mi piace tanto. E anche il ad esempio Mary Lovely, che ha l'audio della videocamera, mi piace tantissimo, quindi non è assolutamente fondamentale, anzi ritengo che questi microfoni che ho ora io siano il massimo della qualità, che comunque mi piace. Dopo diventa davvero troppo elaborato, troppo pulito, non mi piace. Quindi poi, allora, visto che sono piena di trigger, magari prendo qualcosa. Scusate, 3000 scatole. Allora, preferisci parlare in whispering, soft spoken o inaudible? Lo starete notando. Io preferisco parlare in soft spoken perché trovo che, a parte poche persone, certi whispering dopo un po' si assomigliano un po' tutti. E poi dopo un po', e qui do ragione a Monica, Rasul SMR, e poi non a me piace il whispering così molto 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 soffice, non soffiato, non tipo forzato, giusto per fare whispering, però si deve sentire tanto, non mi piace per niente. E non so, trovo che un timbro di voce sia molto più caratteristico
Allora, ti sei mai interessata al fenomeno ASMR a livello scientifico? Oddio, vi sorprenderà forse, perché ciò che studio è molto affine, però in realtà no, per me l'ASMR è qualcosa di magico e soprattutto è troppo difficile da spiegare. Per me tutti gli studi che ci sono ora non hanno molta validità, non hanno proprio un livello scientifico. E ci sono molti studi di psicologia, ad esempio, però io psicologia la ritengo una materia umanistica, quindi sono molto validi, però sono dalla parte umanistica, non sono dalla parte scientifica. Credo che studi scientifici sull'ASMR seri non si vedranno per molto tempo e non so se mai si vedranno, perché e quando provi ASMR sei da solo, comunque magari in una posizione comoda, così è difficile ricrearla e in una stanza con degli elettrodi dentro un macchinario di risonanza magnetica, cioè praticamente impossibile. Quindi sicuramente succede qualcosa a livello di neurotrasmettitori, però già comunque non si è certi delle cose che studiano da anni e anni e anni. Quindi insomma, sicuramente ho letto qualcosa, ma non è qualcosa di particolarmente approfondito, non per colpa di chi le fa, ecco, sicuramente. Dai, una tua definizione di ASMR. Intanto ho un po' con la mascherina. Devo spiegare cos'è l'ASMR a una persona che non lo sa. Dico che è la sensazione che si prova quando ti fanno i grattini sulle braccia, sulla schiena e sulla testa, come quando quelli vi facevate da piccoli con i vostri amici. È una sensazione appunto di piacevole formicolio che parte la testa, va lungo la schiena, è una cosa molto soggettiva. E fondamentalmente, e quindi la spiego molto così. E appunto ASMR, poi video ASMR sono ancora un'altra cosa. Trovi che la musica possa in qualche modo collegarsi all'ASMR? Spiega. No. Oh, almeno nel mio caso no. Non voglio dire io ho ragione, però nel mio caso no. Perché una musica emoziona, anche se è una musica magari capace di provocarti quei brividi, sono brividi di emozione. Non so, io penso sempre alla canzone Listen di Beyoncé, che è una canzone pazzesca, e in quell'acuto a volte mi sono sentito proprio dei brividi pazzeschi, però di certo non mi vanno a addormentare e né rilassare, quindi non li collego assolutamente all'ASMR. E cosa ne pensi della community ASMR italiana? Sinceramente
non ci sono molto dentro, nel senso che cioè, ci sono dentro, mi piace anche magari commentare i post, io parlo di Facebook, oppure in generale mi piace commentare alcuni video di altre persone, però diciamo che sono meno presa rispetto alle altre persone, non mi sento in colpa, ad esempio, a non vedere video di persone solo perché quella persona magari ci va d'accordo, quindi devo guardare assolutamente il suo video. Me. Sono una persona che già fa fatica a creare rapporti direttamente di persona, rapporti di fiducia, rapporti forti, figuriamoci su internet, non sono una persona, credo molto ancora nei rapporti fra persone che si riescono a vedere. Comunque a me piace, mi sono sempre trovata bene. Cosa ne pensi delle collaborazioni? Ne hai mai fatte? Sì, ne ho fatte. E ne farò. Ne farò anche, spero presto, una. Anzi, due. Una con un ragazzo della community italiana. Mettono un secolo a farlo perché il green screen è lì da secoli, tipo lì di fianco da secoli, e perché ho tante idee in mente e per le collaborazioni ho uno standard ancora più alto, voglio che sia veramente bello perché non voglio poi far fare brutta figura all'altra persona, non voglio rendere il video brutto perché c'è la mia parte che peggiora, quindi ci metto un po' a fare le collaborazioni. E non è che ci metto una settimana. Tipo io e Federica ci abbiamo messo mesi. Abbiamo anche cambiato parecchie idee. E poi voglio fare una collaborazione, sempre con una persona che fa ASMR, però è una collaborazione in cui sarò da sola, semplicemente mi permetterà di fare un roleplay molto particolare. Con quale altro? Comunque, sono pro le collaborazioni, non troppe e non fatte a fine di guadagnare iscritti, per quello è proprio triste. A me piace farle, sì, e credo che un video insieme possa essere migliore e possa dar qualcosa in più allo spettatore. Con quale altro SMR artist ti piacerebbe collaborare? Ne dico una perché è tipo il mio idolo SMR di sempre, che è Britney SMR, che è una ragazza americana, non collaborerò mai però, e che adoro, è stata la prima ragazza straniera che ho scoperto e la seguo da allora. Cioè da tipo 3 anni e mezzo, mi piacerebbe proprio tanto anche incontrarlo un giorno. Sono amata dei film, quindi non ve lo saprei proprio dire, mamma mia, non posso guardarmi, sono veramente. Però mi piace moltissimo è una la voce di non so come
invece che ha recitato nelle prime tre serie di Dr. House e che è la protagonista Emma Swan di Once Upon a Time, sia l'attrice che la doppiatrice hanno una voce stupenda, davvero bella, che proprio a volte mi rilassa anche. Non so, magari ci sono scene senza musica e lei non so se deve nascondere qualche parte, quindi parla piano, una voce molto bella, sia la doppiatrice che l'attrice. Ok, la sigla più bella di un canale tra quelli che conosci. Allora, sicuramente una sigla che avrò ascoltato miliardi di volte e che almeno hanno nominato tutti è quella di Carlotta del canale Noto il Silenzio, che saluto perché mi piace tantissimo il suo canale, trovo sia super 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 originale, lo adoro, mi sorprende sempre, si meriterebbe molti più iscritti. Poi mi piace la mia, ma non l'ho fatta io, e però mi piace tanto quella di Federico, mi piace molto quella di Cuci, ti prego fai video, mancano tantissimo. Quello di Monica del canale Rasolé, che è il suo, è molto molto bello. Chiedi che ci debba essere un dress code per le ragazze che fanno video ASMR allo scopo di tutelarsi da commenti spiacevoli di utenti molesti. Allora no, nel senso che per me il concetto di dress code è una delle cose più brutte che ci possano, cioè più stupide che ci sia. È brutto che la gente si debba vestire per forza tutto uguale, si debba sentire proprio agio solo se si veste in una certa maniera e cose del genere. Quindi in generale non sono contro il dress code. Però trovo che in ogni caso non ci si debba neanche nascondere e dire no, io odio questi commenti e mettersi cose super scollate. Comunque la natura umana, soprattutto quella dei maschi, è ben chiara e sicuramente se porti una quinta e metti proprio le zizze lì, cioè è ovvio che sicuramente qualcuno ci scappa il commento. Quello devi metterlo purtroppo in previsione. Non è giusto. Quello non è giusto. Però insomma, se ti metti a reggiseno vuol dire che poi, secondo me, non ti dispiacciono così tanto. Perché sinceramente trovo anche un modo di che distrae la gente. Se il mio scopo è rilassare, non vado a mettere qualcosa che distrae, per me non ha senso. Quindi non ne capisco neanche il senso. E certe persone non dico che se la cerchino, perché nessuno se la cerca, però sicuramente devi metterlo in conto. Scusate, c'è l'immagine nera, ma sarà così perché non ho più memoria e comunque siamo 40 minuti di video, quindi non credo ve ne freghi molto del video, perdonatemi, ma non ho davvero più memoria, mi sono messo un po' più comodo. E 5 effetti positivi
and climb on every rung. May you stay. May you stay forever young. May your hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of changes shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. May you stay. Dio benedirti e proteggerti sempre, possano tutti i tuoi desideri diventare realtà, possa tu sempre fare qualcosa per gli altri e lasciare che gli altri facciano qualcosa per te, possa tu costruire una scala verso le stelle e salirne ogni gradino, possa tu restare per sempre giovane, possa tu crescere per essere giusto, possa tu crescere per essere sincero, possa tu conoscere sempre la verità e vedere le luci che ti circondano. Possa tu essere sempre coraggioso, stare retto e forte, e possa tu restare per sempre giovane. Possano le tue mani essere sempre occupate, possa il tuo piede essere sempre svelto, possa tu avere forti fondamenta quando i venti del cambiamento soffiano. Possa il tuo cuore essere sempre gioioso, possa la tua canzone essere sempre cantata, possa tu restare per sempre giovane. E è stupenda. È una poesia. È stupenda. E per me è motivazionale al massimo. E sì. Ok, ultimo. Sei il tuo. La tua partner non volesse che tu facessi questi video, allora c'è sempre una via di mezzo. Adesso faccio anche un po' di trigger con dei capelli e una parrucca. Sicuramente il mio ragazzo non ha capito questi video subito, però col passare del tempo, vedendo anche quanto mi rendono felice, quanto mi danno soddisfazione, è contento per me. Non seguo questi video, però comunque mi sostiene tanto e mi aiuta anche per le cose tecniche. Quindi trovo che, insomma, ho sentito molte risposte anche che dicevano: non è vero, per ogni cosa bisogna sempre trovare i compromessi, bisogna sempre dare la possibilità di seguire le proprie passioni, e come lui la dà a me, io la do a lui. Semplicemente non è che si può pensare identico su tutto. Davvero, sicuramente non so se qualcuno l'abbia taggata, però taggo Marika Florence SMR perché voglio che faccia un altro video, mi piacciono troppo, quindi lo farò come scusa. Poi